diciamo, possiamo anche immaginare che il malato di Alzheimer ha una difficoltà forse a comunicare con noi, ma io diciamo, vorrei immaginare che comunque sente, partecipa in una dimensione diversa da quella che, in cui normalmente eravamo abituati a interagire. Giorno per giorno questa dimensione poi cambia, come cambia anche il rapporto con la famiglia e il rapporto della famiglia che è il custode e in qualche modo l'accompagnatore H24. Sappiamo che per loro è molto importante, ad esempio, la sicurezza, avere dei punti di riferimento. Allora, il discorso della famiglia, nello specifico io parlo per questo tipo di malattia che ovviamente è stata soggettiva a mia mamma, poi ogni malattia, come dire, si cuce addosso ad una persona. E a noi è stato un percorso molto graduale, quindi c'è stata una prima fase in cui, nel senso, ognuno di noi diceva ma che Alzheimer, non è possibile, no? Allora ti attacchi a qualsiasi tipologia di soluzione, inizi a dire vabbè una depressione, andata in pensione, quindi perché mia mamma si è ammalata a 60 anni, quindi si può parlare di Alzheimer giovanile. E quindi no, è la pensione, il fatto di sentirsi magari sola, noi figli stiamo tutti fuori, ti attacchi a qualsiasi cosa, ma non a quel tipo di malattia. Però poi ti rendi conto che più il tempo passa e più iniziamo a perdere dei pezzi. E quei pezzi poi alla fine ogni volta che li perdi ti portano a dire forse è. E ogni volta che perdi un pezzo la famiglia si deve riequilibrare su quel pezzo che hai perso, quindi ricreare continuamente un equilibrio con tanta sofferenza, perché quando perdi un pezzo l'hai perso purtroppo, e anche se magari nell'immediato sembra che l'hai recuperato, poi ti rendi conto che non c'è più. E quindi è un equilibrio che cambia, come anche ho scritto nel mio libro. E la paura, io sento che mia madre ha paura, forse magari nessuno scienziato potrà dirci cosa sente realmente un malato di Alzheimer perché non ce lo può comunicare, però io sento che mia mamma ha paura e lo sento anche dalle sue posture, da come è contratta, che sicuramente fa parte anche del quadro medico in generale, insomma quello sicuramente poi stasera verrà spiegato anche questo, però io sento che lei ha paura, come aveva paura quando magari c'erano i cosiddetti on-off, e gli on-off sono terribili perché in qualsiasi momento mia madre magari mi incontrava per strada, io stavo con lei però lei mi incontrava ed era un off, e in quel momento magari non ero lì a rimproverarla, no? Ero lì, mi ci facevo una risata e dopo comunque ci ridavamo insieme, insomma, su questa cosa. E però poi come si sente un malato quando si spegne? Cioè cosa sente quando si spegne? Io sento che si sente paura, perché magari c'è la paura di non riaccendersi. E quindi sfidere chiunque a sentirla, quel tipo di paura. È una patologia, una malattia molto particolare e da un punto di vista emotivo sento che è una delle malattie forse più forti, sia per il malato ma anche e soprattutto per coloro che stanno vicino al malato. Ultima domanda, grazie per la sua testimonianza, perché penso che possa essere importante anche per tante famiglie che hanno
uno dei loro cari con questo tipo di problematica. Ma lei, diciamo, da professionista ha voluto poi inserire, immergere in questo libro anche quella che è la rete di professionisti che in qualche modo possono comunque sollevare, accompagnare sia il malato che le famiglie nel affrontare la vita quotidiana, sia i sintomi ma anche tutte le altre sfumature. E poi una decisione invece, quella di completare questo mosaico destinando alla ricerca, quindi l'ultimo tassello, i suoi introiti eventuali, diciamo, i suoi diritti su questo libro che invece vengono dirottati tutti verso una onlus per la ricerca. Sì, anzitutto è stato importante l'inserimento di professionisti poi all'interno del libro, come la testimonianza anche di mio fratello e mia sorella, poi, come dire, spettatori anche loro e anche loro come me, insomma, vittime di questa malattia. E inserire determinati professionisti è perché volevo dare un valore anche scientifico poi al libro, perché io, nel senso, sono una psicoterapeuta, quindi non a livello scientifico sì, posso avere delle nozioni, ma non sicuramente come può averle un medico specialista nel settore. E l'inserimento, insomma, dei professionisti ha voluto dare anche un tipo di valore oggettivo, forse, no? Perché magari, ecco, l'hanno letto prima della pubblicazione il mio compagno, alcune mie amiche, però c'era sempre poi qualcosa ovviamente di soggettivo, no? Perché conoscevano mia mamma, conoscono tuttora, e quindi è chiaro che per loro il libro era bello, profondo, no? Era scontato quasi. Un valore di tipo oggettivo poi fa sì anche che magari il libro possa essere, diciamo, di ampio pubblico. E in ottobre ho avuto il piacere di conoscere la professoressa Maria Rita Parsi, con cui ho, insomma, chiacchierato a lungo e avevo, insomma, detto lei di questo mio progetto e se, insomma, avesse avuto il piacere di leggerlo. E lei ha accettato e mi ha anche fatto una breve presentazione. Io, anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti i professionisti che hanno partecipato e colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che hanno già letto il mio libro e tutti coloro che avranno il piacere, insomma, di leggerlo.